Il tema è un tema centrale. È un tema centrale perché noi vogliamo innanzitutto garantire la libertà di tutti all'interno dello spazio Schengen, dello spazio europeo. Questa è la priorità che portiamo avanti come Renaissance, come En Marche. Questa è la priorità che il presidente Macron porta avanti. È evidente però che questo richiede un maggiore sforzo in materia di sicurezza. Cioè, se noi vogliamo garantirci la nostra libertà all'interno dello spazio Schengen, è evidente che oggi abbiamo delle sfide che richiedono molti più sforzi, molta più efficacia, molte più risorse anche per quanto riguarda la sicurezza. Questo in concreto cosa vuol dire? Vuol dire essere molto più efficaci nel gestire le frontiere esterne dell'Unione Europea, o anche sostenendo molto di più i paesi che sono in prima linea come frontiere esterne, all'est, al sud dell'Europa e quindi ovviamente anche innanzitutto l'Italia. Vuol dire rafforzare molto di più all'interno la cooperazione tra forze di polizia, carabinieri, gendarmi, servizi segreti, di intelligence, eccetera. E quindi, ad esempio, stiamo accelerando la creazione di quella brigata franco-italiana che dovrebbe aiutare alla frontiera non a bloccare la libertà di circolazione, ma a rafforzare la nostra lotta contro i traffici illeciti, innanzitutto il traffico di esseri umani, ma non solo. E poi bisogna anche essere molto più efficaci su tutti questi strumenti digitali, banche dati, eccetera, perché più noi condividiamo rapidamente l'informazione, anche la tracciabilità dei soggetti che sono stati registrati, che sono considerati pericoloso, semplicemente non rispettare alcune norme, più noi garantiamo la sicurezza di tutti e quindi possiamo continuare a beneficiare di quel grande risultato che è Schengen, che è la libertà di circolazione. Poi sì, si dice di rifondazione Schengen, ma in realtà si tratta anche di sorpassare Dublino o almeno rendere le regole di Dublino, cioè le regole sul diritto d'asilo, più intelligenti. Sono stupide per vari aspetti, sono stupide per la regola per cui, la famosa regola famigerata per cui se metto il primo piede in Europa, in Italia, è l'Italia unicamente che deve occuparsi di me. Sappiamo benissimo che questa è una obsoleta, ma sono anche un po' stupide perché non ci permettono di mettere la pressione necessaria per i rimpatri di coloro che non hanno diritto a rimanere sul suolo europeo. E da questo punto di vista dobbiamo collegare molto di più la politica di cooperazione e sviluppo ha una cooperazione in materia di rimpatri da parte dei paesi di origine, paesi in generale africani, e da cui partono i flussi migratori. È un tema delicato, ma è un tema assolutamente necessario. Dobbiamo sfruttare meglio gli accordi Europa-Africa per la parte in cui ci permettono di gestire meglio insieme i flussi migratori, non l'abbiamo fatto sinora, e dobbiamo anche incentivare di più i rimpatri volontari. L'ultimo punto è il tema che qui in Francia è esploso, era noto prima, ma che è esploso con la tragedia di Samuel Paty, il professore decapitato a Conflans, è quella dell'odio e dell'incitazione all'odio, alla violenza, al proselitismo religioso a sfondo terroristico sulle piattaforme digitali. Dobbiamo assolutamente quindi accelerare l'adozione a livello europeo di un regolamento che sanziona duramente le attività di proselitismo a favore del terrorismo sulle piattaforme digitali. Dobbiamo responsabilizzare le piattaforme molto di più, dobbiamo rendere molto più efficace la loro attività di sorveglianza e la loro cooperazione con le autorità pubbliche in questo, e dobbiamo anche in maniera più ampia, ed sarà il tema su cui lavoreremo dal 2 dicembre in poi, dal momento in cui la Commissione presenterà le sue proposte legislative, in generale il cosiddetto Digital Service Act, diciamo la legge fondamentale per i servizi digitali, dobbiamo responsabilizzare di più dal punto di vista della moderazione che le piattaforme devono gestire, le piattaforme per quanto riguarda la lotta contro i discorsi che incitano all'odio, alla violenza, che magari non sono illegali dal punto di vista penale, ma che possono creare dei grossi problemi, possono creare dei grossi danni, possono essere pericolose per la vita o comunque la tranquillità, la serenità di coloro che sono colpiti da questi attacchi violenti sulle piattaforme. Quindi anche da questo punto di vista dobbiamo fare dei passi avanti. Quindi ecco, rifondazione Schengen vuol dire tutto questo e poi anche altre iniziative su cui si sta lavorando e su cui si vorrebbe avanzare in vista della presidenza francese e dell'Unione Europea del primo semestre 2022.